Ciao, oggi un brevissimo video sull'argomento filo in fibra di carbonio. Oggi stavo parlando con una ragazza che ha trovato dei cuccioli di cane. Sono molto, molto piccoli, sono, quindi hanno bisogno del calore materno. Purtroppo la madre non si trova più. E aveva il problema di riscaldare appunto i cuccioli in maniera equilibrata, senza esagerare, senza rischiare anche magari incendi, dovendo anche lasciare il riscaldamento anche di notte in pratica, quindi era preoccupata in che modo farlo. Io ho scoperto un po' di tempo fa questo materiale che mi è utile per in diverse occasioni. Praticamente si tratta di un filo di un cavo di fibra di carbonio. Sembra un filo normale, filo elettrico. In pratica all'interno ci sono dei piccolissimi filamenti neri di fibra di carbonio. Questi oppongono una certa resistenza alla corrente che lo attraversa e quindi si riscalda. È rivestito da un materiale da Teflon che è abbastanza resistente, è morbido ma è abbastanza resistente e resiste fino a 200 gradi di temperatura. Allora, che succede? Questo cavo filo di fibre di carbonio si può acquistare ovunque nei negozi di materiale elettrico, di termoidraulica, su eBay, sui siti internet specializzati in materiale elettrico, sui siti cinesi tipo AliExpress, insomma ovunque. C'è, molto spesso lo chiamano filo termico e cose del genere, però in realtà appunto è fibre di carbonio. Il costo può variare, cioè nel senso si vende così come il filo elettrico, si vende in varie sezioni, da 0,5 a 2 mm, se non vado errato, e in varie misure, cioè uno lo può comunque tagliare, oppure si vende già a spezzoni, già belli e pronti. Infatti questo qua, sinceramente non ricordo dove l'ho comprato, mi sa su eBay. Praticamente, se non vado errato, è 7-8 metri, è da 0,5 e c'ha la giunzione, questi altri due pezzetti di cavo che sono cavo elettrico che vanno poi collegati alla corrente. Questo funziona direttamente con la 220, cioè possiamo farci passare la 220 all'interno. Allora bisogna fare attenzione a un po' di cose, cioè questo viene anche utilizzato, ad esempio questo cavo, quello più spesso da 2, viene utilizzato anche, viene passato sotto le piastrelle nei pavimenti per creare un sistema di riscaldamento omogeneo sotto il pavimento. Naturalmente questo cavo deve essere messo, naturalmente utilizzato non in questo modo, ma deve essere sparpagliato, perché naturalmente supporta a 200 gradi, questa la guaina, però non deve essere unito, sovrapposto e cose del genere, perché rischierebbe di superare anche i 200 gradi. Quindi deve essere a contatto con del materiale in modo tale da dissipare il calore che crea. Però comunque non è un problema, perché comunque, oltre a poterlo collegare direttamente al 220, si può utilizzare, come ho fatto io appunto. Lo posso utilizzare, lo utilizzo per vari scopi. Basta che passo il filo dove mi interessa, praticamente, senza rovinarlo naturalmente. Gli ho collegato questo è un regolatore di tensione. Si usa per regolare la luce in alcune lampade alogene, per regolare la velocità di trapani, per tantissimi scopi. Vabbè, questo supporta 2000 watt, è fino eccessivo per questo qua, tanto che questo qua da 7 metri, 8 metri, consuma al massimo, se collegato direttamente, 98 watt, un centinaio di watt. Però riscalda tantissimo, cioè comunque è fino eccessivo il calore che crea. Allora praticamente ho collegato questo regolatore di tensione, che comunque non costa molto, 3-4 euro se si compra dai cinesi, anche di meno, anche 1,50 euro, 2 euro si riesce a trovare. E praticamente sì, c'è, cioè all'ingresso gli ho collegato questa piattina qua alla 220 e c'è ci sono i due cavi ai due poli, ai due lati, ai due capi, diciamo, del cavo in fibra di carbonio. Quindi è molto semplice utilizzare. Naturalmente è ovvio che adesso l'ho collegato solo per far vedere, questo il regolatore deve essere
isolato ben bene, perché stiamo parlando sempre di 220, cioè già 220, quindi comunque è pericolosa. Però questo qua può essere tranquillamente messo ovunque, questo cavo. Naturalmente non deve essere rotto il cavo. Io solitamente faccio una cosa: se ad esempio devo riscaldare diciamo ad esempio un appoggio per dei cuccioli, prendo due scatole di cartone. Una che può stare dentro l'altra. Allora, questo glielo avvolgo intorno alla scatola, quella più piccola, e metto tutto nella scatola più grande, in modo tale che il cavo rimane fra la scatola più grande e quella più piccola. Poi, collegando la corrente cioè la presa alla corrente, adesso in pratica al minimo questo regolatore va, mi sembra, regola da 220 partendo da 50 watt, da 50 volts. Praticamente adesso sta già cominciando a scaldare. Adesso non so se si leggerà, sta consumando 9, dai 9 ai 12 watt, insomma. Quindi è al minimo, diciamo, sì, sta già scaldando il cavo. Sta consumando appunto circa in media 9 watt. Però, diciamo, il bello di questo è che possiamo distribuirlo dove ci serve il calore e quindi avremo comunque un calore omogeneo. Adesso aumentiamo un po' il voltaggio, ecco, comincia a consumare di più. Naturalmente, sì, sta scaldando di più il cavo. Vediamo se riusciamo a misurare. Aumentiamo un po' di più. Purtroppo mi si è sfasciato il misuratore a infrarossi, c'ho questo, vediamo un po' se riusciamo a fare una misura decente. Allora, la temperatura ambiente è 20,9, 21, segna qui. Vediamo se riusciamo a far misurare che temperatura c'è il cavo adesso. Pizzica, quasi riesco più a tenerlo in mano. E infatti, prima che mi brucio la mano, sta salendo. Infatti, adesso è a 45, però è più di 45 gradi. Non riesco più a tenerlo per il caldo. Mamma mia. Mi sa che si sta scaricando la batteria pure al termometro, va su molto lentamente, siamo arrivati a 57 gradi, però sarà pure di più di 57 gradi. Secondo me è di più di 57 gradi. Non si riesce a tenere, infatti. Vabbè, diciamo che riscalda parecchio. Qui segna 59,8, ma di più è la temperatura. E sta consumando 22, 24 watt, 21, circa una ventina di watt. Però naturalmente aumentando ancora si può riscaldare ancora di più. Naturalmente deve essere il filo ben distribuito. Ed è uno strumento, uno strumento molto utile, insomma, per riscaldare. Ok? Al prossimo video, ciao ciao!